Intorno alle ore 12 di lunedì 22 luglio, una cisterna per il trasporto vino della Lipari Group di Marsala diretta verso Torino è precipitata a Castelnuovo di Ceva, dal viadotto autostradale della 6 Torino Savona, provocando la morte sul colpo del conducente che è stato sbalzato dall'abitacolo. Si tratta di Giuseppe Mangione, 59 anni di Mazzara del Vallo, in Sicilia. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 a bordo dell'elisoccorso, i quali hanno soltanto potuto constatare il decesso dell'uomo. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, ma sembra che l'auto articolato abbia sfondato il guardrail dopo aver attraversato due corsie dell'autostrada. La cisterna adibita al trasporto di vino era vuota al momento dell'incidente. E di 149 denunciati, l'ottimo risultato dell'operazione torta conclusa recentemente dalla sottosezione della Polizia Stradale di Mondovia ed avviata in seguito alle indagini portate avanti dalla Procura della Repubblica di Alba e dal sostituto procuratore, dottoressa Laura Deodato. Sono tutti accusati di simulazione di incidente stradale con relative frodi assicurative, tutte perpetrate nel territorio del comune di Alba, 130 casi accertati dalla polizia stradale di Mondovì, che ha portato alla luce indebiti indennizzi per circa 350.000 euro complessivi. Mercoledì 24 luglio il presidente della provincia di Cuneo Gianna Gancia incontrerà a Roma Paolo Signorini, Capo Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio. Si parlerà di due opere che stanno molto a cuore al territorio cuneese, ovvero la realizzazione del Tendabis e quella dell'otto 2.6 dell'Autostradasti Cuneo che dovrebbe collegare Roddi a Verduno. Sul portale Granda.net abbiamo pubblicato le pagelle del governo Letta. Alla fine dello scorso mese di aprile ci eravamo cimentati nelle pagelle preventive del Governo. Come promesso, a tre mesi di distanza verifichiamo in estrema sintesi l'operato e se ci sono i risultati ottenuti dai ministri di un Governo che, partito sotto i migliori auspici, ha via via perso smalto, dilazionando all'autunno molte decisioni importanti. La Commissione Poste, Trasporti e Comunicazioni della Camera ha recentemente approvato una norma che rappresenta un decisivo passo indietro al governo sul tema della liberalizzazione del Wi-Fi nei bar, nei ristoranti e negli alberghi del nostro paese. Gli esercenti dei locali che offrono la connessione Wi-Fi, secondo il nuovo emendamento, saranno costretti a tracciare il collegamento dell'utente e le informazioni relative al suo accesso alla rete, quale ad esempio l'indirizzo fisico del terminale dal quale sta operando. Per farlo saranno tenuti ad acquistare complesse apparecchiature che da un lato risultano troppo costose per poter essere installate da tutti i locali, mentre dall'altro lato violano palesemente la libertà di privacy.